molto liscio il respiro, molto lento, senza sforzo. Non c'è nessuna tecnica che devi usare, semplicemente riempi la pancia, riempi il petto, riempi il corpo con l'aria e poi espiri. Quindi dopo che ho fatto alcuni respiri profondi, porto la mia consapevolezza in cima alla testa, alla sommità della testa, dove si trova il chakra della corona, si chiama anche Sahasrara in sanscrito. Cerca di concentrare, focalizzare tutta la tua attenzione a questo punto. Sulla corona della testa. Senti che mentre inspiri, l'energia sale nel corpo ed arriva fino alla cima della testa. E mentre espiri, l'energia scende verso il bacino e ti radica, ti ancora alla terra. Portando l'attenzione alla cima della testa, l'energia fluirà anche spontaneamente verso quel punto. Ed aiuterà ad aprire e bilanciare questo chakra. Quindi di nuovo prova a respirare in questa area, questa zona. Cerca di attirare l'inspirazione nel corpo attraverso la sommità della testa. E poi lascia che il tuo corpo si ammorbidisca ad ogni espirazione. Adesso mentre inspiri, immagina, prova a visualizzare un raggio di luce bianca che sale dentro il tuo corpo, verso la sommità della testa, verso la corona. E permetti a questa luce bianca, guaritore, curativa, di diffondersi in tutto il resto del tuo corpo.
riempiendo ogni cellula. Quindi inspirando, vedi questa luce chiara che sale dentro il tuo corpo ed arriva alla corona, si diffonde. Ed espirando, questa luce riempie completamente il tuo corpo ed arriva ad ogni cellula. Continua con questa visualizzazione per qualche minuto ancora. Respirando profondamente. Piano piano preparati di aprire gli occhi e tornare al momento presente. Durante la pratica cercate di continuare questa respirazione con la pancia profonda, rimanere presenti nel momento e nel vostro corpo. Se avete problemi del collo cervicale, andate molto piano con la pratica di oggi. Non faremo niente pericoloso, difficile, però comunque faremo alcune cose che magari possono creare problemi per persone che hanno dolori del cervicale. Okay? Quindi adesso cominciamo la pratica. La luce. Più. Mi vedete meglio, ok? E cominciamo da qua e rimaniamo sedute la fine del tappetino qua, ok? E incrociamo le gambe così, ok? Facciamo, se riesci a fare un mezzo loto, fai un mezzo loto, perché il loto è il simbolo di questo chakra, ok? Semplicemente metto le mani qua sopra le ginocchia, inspirando, allungo la schiena, guardo su, apro il busto ed espirando, scendo verso la terra. Faccio ancora 3 volte, inspiro. Espiro, radico verso la terra. Inspiro, mando l'energia verso la corona. Espiro, scendo verso la terra. Ok, rimaniamo qua giù, appoggiamo le mani. Respiriamo, sciogliamo un po' il bacino, sciogliete le anche quanto possibile.
Ecco, il mio prossimo inspiro, mi spingo su in maniera che appoggio le mani, stacco il bacino ed appoggio le mani qua davanti, cominciamo riscaldamento, espiro, chaturanga, inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, due passi in avanti, testa sale. Espiro, testa scende, Uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro avanti, testa su. Espiro, Uttanasana. Inspiro, vengo su, porto su le braccia. Espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro avanti, testa su. Espiro, testa giù. Inspiro, porto su le braccia. Espiro, scendo. Testa giù. Inspiro, testa sale. Espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, avanti, testa su. Espiro, testa giù. Inspiro, vengo su. Adesso fate uno da sole, senza di me e senza le mie istruzioni. Vediamo come va, se vi ricordate, voglio vedere che fate. Brava. Non stressare il collo, spalle rilassate, in cobra. Ok. Ok, va bene. Ci fermiamo. Ci fermiamo. Ok, e adesso cominciamo con l'equilibrio. Eh? Abbiamo fatto l'albero l'altra volta, anche oggi facciamo l'albero, però lo facciamo col mattone. Ok, quindi prendi il mattone, mettiti in albero tranquillamente, appoggia il mattone sopra la corona, porta su le due mani, le due braccia, cerca di mantenere l'equilibrio. Puoi unire le mani, così che
che non... Ok, so, questo è un po' più difficile, con il mattone, quindi vi do un po' di tempo di sperimentare. Piano piano. Respira. Allora, guarda davanti a te, ok? Vedo che... Ok, non siamo attaccati alla postura, ok? No, la postura non è importante. Guardo davanti a me, punto per terra, piano piano, appoggio, poi appoggio il mattone. E basta, sono arrivata. Molto tranquilla, rilassata, cioè devi stare rilassata, ok? Questo non deve essere una fonte di stress per te. Deve essere divertente. Bene. Ok. Ok, sciogliamo la postura, andiamo dall'altro lato, vediamo come va a sinistra. Teniamo la mente aperta, magari va a me, magari va diversamente, o ugualmente, chi lo sa. Respiro. Okay. Fai almeno 5, 6, 7 respiri. Se perdi l'equilibrio non succede assolutamente niente, perché puoi sempre ricominciare la postura. Ehi, ciao Chris. Ok. Brava, è andato molto bene questo albero, il mattone. Ok, sciogliamo. Facciamo un bel vinyasa. Ok, fate un vinyasa. Ormai sapete, inspiro, braccio su, espiro, uttanasana. Inspiro, testa su, espiro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Allungo un attimino, rimango qua per 5 respiri. Apro le dita delle mani. Sciolgo le spalle, mattina, sciogli le spalle. Spingo dietro, coccige verso l'alto. Vedo se riesco a toccare con i talloni. Se no, piego una gamba ed allungo l'altra. Chiudi un pochino le gambe, Chiara, un pochino chiudi le gambe. Porta, brava, piedi sotto le anche. Ok, sciogli un po' le spalle. Ok ragazzi, inspiro, sale la gamba destra. Ed espiro, la porta in avanti. Appoggio il tallone sinistro. Inspiro, vengo su. Guerriero, classico guerriero. Respiro, porto giù le mani e scendo verso la terra, così con le mani, appoggio le mani. Ok, prendete questo mattone, facciamo una cosa se riusciamo. Appoggio il mattone così, sul lato corto, vicino al piede destro, e cerca di portare la testa sopra il mattone. Se necessario, devi staccare il tallone sinistro, ok? Stacchi il tallone sinistro ed appoggia la corona qua, ok? Questo è il primo livello.
Poi, vecchi studenti, potete anche appoggiare l'altro lato, così più vicino alla terra, e staccare le mani, intrecciare dietro e portarli su, così. Questo solo vecchi studenti, eh? E Caterina, tu stai brava, pure Caterina, vai piano, amore. Ok, bene. Sciogliamo tutto. Ed inspirando, torniamo su. Torniamo su, prendiamo questo mattone, porto sulle braccia. Ups, cerco di non perdere l'equilibrio come me. E poi col prossimo inspiro vengo avanti con questa gamba e porto il piede giù. Appoggio il mattone sopra la testa, così l'ho appoggiato. Allora, cerchiamo di non perdere il mattone, poi il libro. Inspiro, allungo le braccia verso l'alto. Questo sarà difficile. Espiro, faccio un passo dietro con la gamba destra e mi metto in guerriero. Così, tallone su. Fai attenzione, prossimo respiro, guerriero 2. Inspiro, guerriero 3. Non devi, oh, perso. Ok, quindi non devi scendere, soltanto mantieni l'equilibrio. E adesso inspirando, rotolo avanti, scusate, ruoto avanti, guerriero 1 di nuovo. Ed espirando, sciolgo tutto e faccio il passo. Ok? Allora, questo esercizio, a parte dal fatto che fa molto bene la postura, porta tutta la nostra attenzione alla corona, tutta l'energia. Ok, quindi siamo in cane. Inspiro, sale la gamba sinistra. Espiro, la porta in avanti. Preparo il mattone qui davanti, inspiro, vengo su, guerriero 1, faccio qualche respiro qua, e poi espirando scendo con la mano, e cerco di appoggiare la cima della testa su questo lato del mattone. Se non hai un mattone o un libro, semplicemente scendi con la testa, allora non appoggi, perché sicuramente ancora non arriviamo alla terra. Stai qua. Se riesci, stacchi le mani, vecchi studenti, mantieni l'equilibrio. Ok, sciogliamo tutto. Prendo mattone e torno inspirando in guerriero. Espiro, grande passo in avanti, porto davanti la gamba destra, espirando porto mattone sopra la testa. Inspiro, allungo le braccia. Espiro, un passo dietro con la gamba sinistra. Cerca di non perdere il mattone. Sono il guerriero. Uno, respiro. Ok, espirando, guerriero 2. Guerriero 2. Bravissima.
Inspiro, guerriero 3, non andare giù, perché allora casco ovviamente. Mantengo questo. Espirando facciamo Chaturanga e Vinyasa. Vedi se riesci a tenere il mattone anche durante il Chaturanga. Io non riesco. Sto scherzando. Ok, inspiro Cobra. Espiro Cane. Ok, appoggiamo le ginocchia. Giro verso di voi così mi vedete meglio. Ed apriamo le cosce, apro le cosce. Apro le cosce quanto possibile. I piedi sono uniti qua dietro, così. I talloni stanno su e poi mi siedo sopra i talloni. Cercate di arrivare a questo punto qua. Ok? Per aprire un po' le anche. Apriamo le anche. Un po' così, ok. Scusa, allora qua intrecciamo le dita così, ok? E palmi guardano su, appoggio le mani qua davanti a me, ok? Inspiro ed espirando semplicemente porto la mano sopra il palmo. Ok? Metti nel cime della testa sopra le mani, sciogli le spalle, porta il peso, anche tu puoi fare, Caterina, senza problemi, porta il peso sopra le mani, sopra il peso della testa, e respira, respira profondamente. Manda l'energia lì, dove senti la pressione. Inspirando, torniamo su. Appoggio le mani qua e semplicemente allungo la schiena, guardo in alto. Adesso mando l'energia su. 5 respiri. Spalle giù. Ok, espirando, sciolgo tutto e vado giù in Dakasana, quindi appoggio i piedi, porta il bacino tra le cosce, apri bene queste anche, visto che adesso stiamo facendo questo lavoro sulla corona, puoi provare, se riesci a scendere per terra, anche se non riesci a scendere, puoi provare a fare il mudra, si chiama Mahamayana Mudra, intreccio tutte le dita, faccio un pugno così con le due mani ed allungo i mignoli, così. Questo è la Mahamaya Mudra, ok? Allora, questo Mahamaya Mudra, se riesci scendi per terra, e porti la testa in contatto con la corona. E fai questa versione della rana. Se non riesci completamente a scendere per terra, allora stai dove sei, appoggi i gomiti e comunque riesci a appoggiare le mani in questa mudra sopra direttamente la corona della testa. Una volta che sei arrivata lì, respira profondamente, manda l'energia in quella zona, rilassati, sciogli i pensieri, sciogli le tensioni,
Respira. Ok. Inspirando, vengo su. Sciolgo il mudra. Sciolgo tutto. Espiro, Chaturanga, inspiro, Cobra, espiro, Cane. Ok, attenzione, inspiro, sale la gamba destra. Espiro, la porto in avanti. Appoggio il ginocchio sinistro. Allora, qui se vuoi puoi prendere di nuovo il mattone. Alcuni di voi riuscirete a appoggiare la corona della testa. Metti le mani qua. Se ti dà fastidio sempre appoggiare la corona, puoi anche solo scendere con la testa, ok? Così, fare questa postura della lucertola, quindi spingo dietro il ginocchio, davanti la gamba destra, mani davanti. Però se non ti dà fastidio, cerca di piegare la braccia e portare proprio la cima della testa in contatto. Oppure con la terra. No, ok. Inspiro, alzo la testa, richiamo le mani, mattone rimane qua, stacco il ginocchio. Col prossimo inspiro guardo davanti e stacco la gamba sinistra. E guarda che succede, comincio a scendere con la testa verso la terra. Cerco il mattone. E vedo se riesco proprio a appoggiare la testa sopra il mattone, piegando leggermente la gamba sinistra. Se non riesci, non preoccuparti, non importa, puoi anche soltanto avvicinare questa testa. Vai piano, non perdere l'equilibrio lì. Semplicemente tieni la testa giù. Ed alza la gamba sinistra, Ilaria, ok? Basta così, brava. Stop, stop lì, ok? Ok, sciogliamo tutto. Sciogliamo tutto, riappoggio tutto, porto dietro la gamba destra, appoggio le ginocchia, inspiro cobra, rimango un attimino in cobra. Rimango un po' qua. Guardo su per contrastare tutte queste posture con la testa in giù. E poi espirando, cane. Se ti dà fastidio tutte queste posture con la testa in giù, magari devi fare meno. Ma adesso vi faccio vedere. Inspiro, gamba sinistra sale. Espiro davanti. Appoggio il ginocchio. Diciamo che a me è bastato tutte queste cose con la testa in giù, no? In quel caso, semplicemente faccio, porto un po' più avanti le mani, un po' più dietro il ginocchio, apro, lavoro un po' sulle anche e faccio una semplice lucertola. E se fai una semplice lucertola, usi l'energia. Devi usare l'energia per raggiungere la corona, devi usare la respirazione, ok?
È la visualizzazione, sentire che l'energia sale verso la testa. Quelli invece che non hanno problemi, portare sempre giù la testa, da appoggiare da qualche parte, puoi usare un mattone, o se riesci a raggiungere la terra. Inspirando ovunque sei, alza la testa, vieni su, stacca la gamba destra, facciamo l'equilibrio. Allora, questo equilibrio non è quello dove io alzo la testa e guardo davanti, questo equilibrio è quello dove la testa scende e la cima punta verso la terra. Però ripeto, se questo ti dà fastidio, guardi davanti senza problemi. Se riesci, appoggi la testa sopra il mattone. Ma solo se senti che questo va bene per te, o raggiungi, perché magari all'inizio non riesci ad arrivarci. Sciogli la spalla. Ultimo inspiro e aspirando. Appoggiamo la gamba, la portiamo indietro. Scendo in chaturanga. Inspiro, cobra, fermo qua per 5 respiri. Scendi con le spalle. Ok? Chiara, porta i gomiti vicino, vicino al corpo e un po' piega, piega un po', scendi con le spalle. Brava. Ok, questo è più difficile, eh? Ok? Brava. Espirando, dietro, in carne. Allunga bene le gambe. Che ora sono? Aiuto. Appoggiamo le ginocchia e ci mettiamo sedute per terra. Ok, facciamo un bel paschimottasana rilassante. Ok, mani possono stare qua per, sulle gambe, spalle scendono, inspiro ed espiro, scendo. Sopra le gambe, apri le gambe, Catalina. Metti la pancia in mezzo. Vedo che sta crescendo questo pancione. Respira tranquillamente, non spingere troppo. Sciogli le spalle, le scapole. Bravissimo. Ok, inspirando. Vengo su. Ok, facciamo un torsione qua. Preparate il mattone. Okay, facciamo Matsyanasana classico, quindi gamba sinistra sotto la gamba destra qua fuori. Prendo il mattone. Prendo gamba destra con il braccio sinistro. Braccio destro va dietro, inspiro, allungo la schiena ed espiro, ruoto a destra. Prima ruoto con la schiena, poi continuo a ruotare la testa e guardo dietro, sopra la spalla. E semplicemente mantengo questa posizione con la testa. Mattone è meraviglioso perché automaticamente ti mette la postura giusta. Vedi, se appena fai un po' gobbo la schiena, mattone cade, ok?
Quindi, mattone, se non hai un insegnante vicino a te che ti aggiusta, puoi usare il mattone come il tuo insegnante di yoga personale che sta sempre lì, non chiede soldi e ti aiuta a mantenere questa colonna vertebrale perfettamente dritta. Ok, poi torniamo in avanti, in più aumenta la tua presenza, consapevolezza, vedi se riesci a cambiare gambe senza togliere il mattone. Se no non succede niente. Inspiro, allungo un po' la schiena ed espiro, ruoto fuori a sinistra. Ed espiro tranquillamente. Inspiro, torno avanti. Vedi se riesci a sciogliere tutto senza perdere il mattone. Porta i piedi in farfalla. Prendi i piedi con le mani. Intreccia le dita sotto i piedi. Inspirando, allunga la schiena, fai aprire le anche, scendi con le ginocchia verso la terra, tieni il petto fuori. Barra Konasana. Puoi anche chiudere gli occhi, immaginare l'energia. Neanche immaginare, connettere all'energia che sta salendo, perché l'energia in effetti sta salendo ogni volta che inspiri verso mattone. Ok, e poi espirando sciogliamo tutto. Togliamo mattone. Se volete fare vinyasa, potete fare vinyasa, se no ci sdraiamo direttamente per terra. Postura del bambino, per terra, ok. Sciogliamo un po' le anche, potete fare qualche giri qua con le cosce, muovere queste anche, sciogliere un po'. Fai 4-5 giri a destra, 4-5 a sinistra, oppure bambino felice. E quando sei pronta, candela, oppure Viparita Karani, puoi fermarti qua, respirare tranquillamente, oppure
Poi piano piano mettetevi rilassamento. Sciogliamo completamente il corpo. Respira profondamente tramite narice ancora. Senti il tuo peso per terra. Mentre state in questo stato rilassato, se vuoi, puoi ripetere dentro di te queste affermazioni che riguardano il chakra della corona. E non soltanto ripetere, ma anche contemplare il significato di queste affermazioni per te. Quindi mentre respiri tranquillamente, il tuo corpo è completamente rilassato. Puoi scegliere a ripetere dentro di te e contemplare queste affermazioni. La prima affermazione: faccio parte dell'universo. Faccio parte dell'universo. L'universo risiede dentro di me. L'universo risiede dentro di me. Cerco di capire e di imparare dalle mie esperienze di vita. Cerco di capire e di imparare dalle mie esperienze di vita. Cerco esperienze che nutrano il mio spirito. Cerco esperienze che nutrano il mio spirito. Ascolto la saggezza dell'universo. Ascolto la saggezza dell'universo. Sono aperta a lasciare andare i miei attaccamenti. Sono aperta a lasciare andare i miei attaccamenti. Vivo nel momento presente.
Vivo nel momento presente. Sono grata per tutta la bontà della mia vita. Sono grata per tutta la bontà della mia vita. Sono in pace. Sono in pace. Lascia ancora che vibrazioni di questi pensieri reverberano nella tua mente.